Ogni endurista digita questa frase almeno 12 volte nella sua vita. Certo, le condizioni meteo non si comandano, ma quando abbiamo accettato l'invito di Fabio ad uno dei suoi corsi, non ci immaginavamo affatto una giornata così. Ci siamo messi in viaggio con una temperatura di meno un grado e con una nebbia così fitta da non vedere nulla attorno a noi, ma la nostra voglia di arrivare andava oltre a tutto ciò, ovviamente. Siamo a Cava Manara, campo d'allenamento del Motoclub Pavia, e parteciperemo all'Enduro Camp di Fabio Fasolo. Il corso è dedicato alla tecnica di guida su sabbia e la nostra esperienza qui durerà 2 giorni. Il primo seguiremo da spettatori il corso collettivo con 12 partecipanti, mentre il secondo giorno Fabio ci dedicherà tutte le sue energie e toccherà a noi essere all'altezza dei suoi insegnamenti. Ma partiamo dall'inizio. Se io leggo il terreno, so scegliere il passaggio migliore, il posto migliore dove mettere le ruote e cercare quella che sia la soluzione migliore. È ovvio che a seconda della moto che io ho o sto usando in quel momento, scelgo la traiettoria, la posizione in sella. Innanzitutto considererei la moto come una sorta di altalena e far sì che i pesi siano sempre paralleli al terreno. Io devo sempre bilanciare i pesi per far sì che nessuna parte della moto, cioè il davanti o il dietro, sia più pesante rispetto all'altra, cioè devo sempre bilanciare. Cosa succede? Andrò indietro dal momento stesso in cui andrò a affrontare una discesa, andrò avanti dal momento stesso in cui vado a affrontare una salita. Sulle pedane dovrà lavorare l'avampiede e non il piede. Facendo così è come se le pedane sono un perno, io vado sempre a roteare il piede lanciando delle forze verso il terreno. Il piede non deve essere aperto, ma deve essere all'interno. Allora, se voi ci pensate, se io ho il piede così, io riesco a muovere le gambe, cioè dare una pressione alla moto, una pressione, appoggiarmi e dirigere la moto. Se io allargo, vedete che il ginocchio non va a lavorare, soprattutto per lavorare col bacino. Questo movimento di bacino è fondamentale, cioè quando io vado, io accelero, vado avanti, quando decelero vado indietro. Devi contrastare con il bacino l'accelerazione della moto. Dal momento che io contrasto con il bacino il colpetto di gas o l'accelerazione della moto, significa che io ho un punto di riferimento, che sono i piedi sulle pedane e la moto a linearità. Quindi, detto ciò, partiamo. I partecipanti hanno diversi livelli di preparazione. C'è chi incontra per la prima volta queste difficoltà e chi invece si sta preparando per un campionato e incontra condizioni simili tutte le domeniche. Tutti però si esercitano sulle stesse curve cercando gradualmente il proprio limite. Fabio gesticola, osserva, registra e poi si avvicina ad ognuno per conferire, per lasciare quel consiglio che potrà fare la differenza. Allora, prima parte della giornata sta concludendo, manca poco la pausa pranzo. Dopo un po' di riscaldamento, Fabio ha subito iniziato con gli esercizi. In questo momento stanno facendo curva destra e curva sinistra alternate e a turni, quindi entrano in 2-3 alla volta e lui li ferma uno ad uno facendogli dei video, quindi spiegandogli poi quali errori fanno durante appunto il percorso. E non è facile su questa sabbia, no. E questo perché serve? Perché prendere confidenza con questo tipo di terreno è molto difficile, quindi prenderlo su una singola curva per poi applicarlo su tutto il tracciato, che pomeriggio toccherà a tutti e forse anche a noi. Magari anche a noi. Acceleriamo e facciamo questo movimento, decelleriamo e facciamo questo movimento.
questo movimento lo faccio dal momento stesso in cui io imprimo una forza alle pedane. E allora la moto ha linearità, la moto non sbacchetta. Quindi il fatto di contrastare sempre con il bacino l'apertura del gas è come entrare in simbiosi con la moto. Ma se io vi metto questo qui, vedrete che per voi diventa più facile. Per cui bisogna sempre pensare, perché voi guardate esattamente dove state mettendo le ruote, poi cercate invece da lì di decidere dove uscire, in modo che evitate di andare a finire lì. Se voi non mettete un paletto mentale, vi diventa difficile passare dove dovreste o vorreste passare. Va bene? Allora, finita la prima parte di giornata. Adesso un boccone al volo, perché comunque... Ci vuole. Soprattutto per noi, che esatto. Questi pensano di aver fatto fatica, ma abbiamo fatto tutta la mattina in giro. Questo è il vero di training. Abbiamo... Le braccia si stanno formando. Esatto, siamo andati in giro con le camere tutta la mattina. Ma intanto io non vedo a camera in mano nessuno dei due in questo sì, momento. Esatto, perché però adesso... Vabbè. Siamo in riposo. Esatto. Stretching. E c'è la Sara. Adesso si passa alla pratica, nel senso che tutto quello che è stato gli esercizi sulle curve specifiche, strette, larghe e quant'altro... I partecipanti lo applicheranno a tutto il circuito. Sentiamo già i motori che si scaldano. Esatto, stanno entrando adesso. Stanno entrando e adesso vedremo un po' cosa hanno imparato stamattina e come lo applicano. Vai! Nell'ultima sessione i puntini si uniscono e mentre la confidenza aumenta giro dopo giro, anche la stanchezza comincia a farsi sentire. La sabbia diventa sempre più pesante e cominciano a comparire i primi segni di cedimento. Innocue cadute scandiscono l'ultima ora di corso che vola anche per noi. Una ad una le moto si spengono. Si conclude così la prima giornata da spettatori e con la temperatura che torna a scendere ci troviamo tutti intorno al fuoco. Prima di caricare i furgoni con gli ultimi minuti di luce. Ma per noi la giornata non finisce qui. Fabio ci invita per un boccone e così ci ritroviamo a casa sua, dove le chiacchiere diventano un'intervista, ma non la solita. Dei suoi racconti la cosa che ci rimane è la sua voglia di realizzare al di là del risultato economico. E certo, ci vuole un po' di follia mettere l'enduro davanti a tutto, ma anche tanto coraggio. Piatto preferito? Cioccolata alla milanese. Ma questa è un'altra storia. Clicca qui sopra per vedere il video integrale.